Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In apertura della seduta del 12 novembre l'Assemblea ha ricordato i martiri dell'attentato di Nassiriya di 10 anni fa e ha approvato il conferimento della qualificazione di azienda ospedaliera universitaria alla Città della Salute e della Scienza di Torino. Sempre il 12 novembre approvate all'unanimità le norme di attuazione della legge quadro statale in materia di incendi boschivi. La legge nazionale assegna alle regioni i compiti in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Resta in capo al governo nazionale il compito di provvedere all'invio dei grandi velivoli antincendio. Maurizio Lupi, Verdi Verdi. La significatività di questo provvedimento sta nel fatto di aver determinato con molta precisione una centrale unica operativa, avere valorizzato il volontariato e di aver creato una sorta di prevenzione in modo da arrivare a una consapevolezza autentica del problema in questione. Wilmer Ronzani, Partito Democratico. È una buona legge non soltanto perché vengono recepite le norme nazionali, ma perché si sforza di definire con maggiore precisione chi fa che cosa nel sistema, diciamo, che si occuperà in Piemonte non soltanto di prevenire ma anche di contrastare e spegnere gli incendi. 84.000 euro per le Filippine e lo stanziamento del Comitato di Solidarietà, organismo del Consiglio regionale che può deliberare interventi di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi. Si tratta della prima azione decisa per far fronte al dramma dei territori colpiti dal tifone Haiyan. Valerio Cattaneo, Presidente Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ha riunito immediatamente il Comitato di Solidarietà decidendo di destinare i fondi ancora disponibili interamente per le Filippine e soprattutto abbiamo chiesto ai nostri collaboratori di individuare in tutti i progetti di azione che sono stati messi in campo dal Piemonte per poter poi scegliere come aiutare anche da parte nostra. Accolti dal vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba, sono stati ricevuti a Palazzo Lascaris i corsisti del Master of Law in Intellectual Property del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, CIF OIL. Successivamente i corsisti hanno partecipato a un incontro sulla lotta alla contraffazione e alla normativa su marchi, brevetti e proprietà intellettuale in Italia e in Piemonte. Presentata al Circolo dei Lettori di Torino, l'antologia di racconti delle autrici selezionate della 8ª edizione del concorso di lingua madre diretto alle donne straniere o di origine straniera che in italiano hanno approfondito il rapporto tra identità, radici e il mondo altro. Il volume è stato realizzato grazie alla consulta femminile regionale, lingua madre ai sostegno di Salone Internazionale del Libro di Torino e assessorato alla cultura della regione. Per gli appuntamenti segnaliamo lo sport europeo sotto il nazismo, dai Giochi Olimpici di Berlino ai Giochi Olimpici di Londra 1936-1948 e la mostra visibile fino all'8 dicembre al Museo Diffuso della Resistenza di Corso Valdocco a Torino. Ed è tutto dal Consiglio regionale, appuntamento alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.